quindi forse un disegno, qualcosa di meglio posso fare. Allora, di nuovo, qua avete il pianeta, dove sono i gessi? Nel vassoio sotto. Qua avete l'oggetto che sta facendo, attraendo questo ascensore, ok? E l'ascensore sta cadendo. Inizialmente le particelle hanno una certa distanza tra di loro. E questo è un filmato di cosa succede all'interno dell'ascensore in caduta. L'ascensore, il cavo è tagliato e sta cadendo. Questa particella è più vicina, questa è più distante. Quindi l'accelerazione di questa nella sua caduta è più grande di quello. Questa è l'idea. Quello è l'idea. Il punto più distante ha un'accelerazione inferiore. Allora immaginate questa situazione. In questo istante hanno questa distanza tra di loro. Passa un intervallo di tempo. Questo si è spostato di tot. Questo si è spostato in questo lasso di tempo, si è spostato a una certa quantità. Immaginate che questo, lo stesso lasso di tempo, si sia spostato di più, perché l'accelerazione è maggiore. Poi in un uguale lasso di tempo, questo qua si troverà qua. Perché l'ho disegnato qui? Perché dovreste sapere che quando, in prima approssimazione, sto dicendo in questa zona ho un'accelerazione. Qua giù l'accelerazione è più grande. Qua giù, qua su l'accelerazione, chiamiamolo A. Dovreste sapere che quando un corpo cade in presenza di un'accelerazione A, il percorso che copre è un mezzo AT quadro, quindi se faccio passare un intervallo di tempo T e prendo nota della distanza che ha coperto, poi faccio passare un altro intervallo di tempo T, avrà coperto la distanza 4 volte, perché se raddoppio il tempo, tempo al quadrato ho 4. Quindi se lui si è spostato un intervallo di tempo così, dopo un intervallo di tempo uguale si è spostato qua giù, a una distanza che è 4 volte quello lì. Qua giù l'accelerazione è maggiore, perché questa particella è più vicino al centro della Terra, se volete. Quindi, questo si è spostato nello stesso intervallo di tempo di più. E dopo un altro intervallo di tempo si è spostato 4 volte. Cosa state vedendo? Vedete che la distanza sta aumentando tra due particelle. Non cadono con la stessa accelerazione. Se cadessero con la stessa accelerazione, manterrebbero la loro distanza tra di loro. Ma se quella sotto accelera più velocemente, la distanza aumenta. Quindi se voi avete una sbarra, al passare del tempo, questa estremità sta accelerando meno di questo. E quindi questa sbarra è sottoposta a una tensione che lo vuole allungare. Lo vuole allungare. Quindi ribadisco che un quadrato in presenza di un campo gravitazionale non uniforme, questa particella sentono una forza di compressione, cioè diciamo che il corpo sente una compressione in questo senso e sente una trazione in questa, quindi questo corpo nel suo cadere diventa più come un oggetto che è così, viene deformato, schiacciato, allungato finché il materiale non cede, no? E si spacca. Oppure, voi si schiacciate, non prima cosa succede? Avete la frattura delle ossa, dell'interiora, tutto si spappola. E se vi tirate, cosa succede? Beh, per un po' il mio ernia non fa più male. No? Poi a un certo punto si spacca tutto, no? D'accordo? Basta. Dov'è il cancellino? Più vicino al centro della terra. E di nuovo, dov'è la stima? Il momento di inerzia è la somma dei momenti di inerzia di tutte le particelle del sistema, d'accordo? Mentalmente organizzate in strisce, d'accordo? Per il momento non c'è ancora approssimazione. Cosa intendo per organizzare queste strisce? Vuol dire semplicemente associare gli addendi in questa grossa somma in maniera intelligente. Metto delle parentesi attorno a quelle particelle che stanno nella stessa striscia. Per il momento non c'è ancora una stima qua, è ancora la somma uguale, perché ognuna delle particelle della striscia ha la sua distanza. E qua la stima, dove sostituisco le distanze delle particelle della jesima striscia, le dico che hanno la stessa distanza. Cosa che non è vero,
perché la striscia è larga, quindi qua la stima. E dove sostituisco questo con la DJ, la distanza comune di tutte le particelle della J-esima. Ma facendo questo, questo esce fuori da questa somma e ho la massa comune, la massa di quella striscia per la distanza comune. Quindi in realtà qua manca un passaggio, che è il fatto di fare passare. Fatta per non fare così, un studente è contento e non mi rompono più le palle nel ricevimento con domande stupide. Oddio, non ci sono. La domanda più stupida è la domanda non fatta. Non dimenticatelo mai. Potreste forse vergognarvi di fare una domanda, ma è meglio farla piuttosto che non farla, perché non farla è proprio ancora più stupido. Non esistono domande, ci sono domande stupide, ci sono domande intelligenti, ma sto dicendo che c'è qualcosa di più stupido della domanda più stupida che potete immaginare, è non fare domande. L'ho detto giusto? Suona bene in italiano? Quindi ho la somma, questa è l'approssimazione, sto facendo così, che è la somma sulle strisce, quindi J è l'indice delle strisce, e ho qua la sommatoria delle particelle che compongono la J-esima striscia, con la loro massa e con la distanza comune, che chiamerò DJ. Quindi questa qua esce da questa sommatoria. Quindi questa è la sommatoria delle J. Qua ho la DJ e poi lascio indietro la somma delle particelle che compongono. La somma di cosa? Delle masse. Ok? È chiaro? Ah, questa è la distanza accordata. E qua la stima, cioè sto sostituendo tutti questi con un valore comune. Essendo comune, lo porto fuori. E questo cos'è? Questa è la massa della J-esima striscia. Ed ecco dove ero prima. Quindi, la stima è qua, eh? Quindi questa è la somma sulle strisce, che va da 1 a n, in questo caso quello che è, la massa della J-esima striscia per questa distanza comune che Wyss in questa lezione ha deciso di prendere. Se questa è la striscia J, la distanza di questa striscia io la chiamo misurato da sinistra, quindi per me la striscia 1 ha distanza 0, questa striscia ha distanza a meno questo spessore. Voi potete dire, ma la striscia 1 non ha distanza 0, perché a me piace misurare la distanza dall'estremo destro, e quindi chiaramente la striscia 1 avrebbe una distanza verso 0. Ma stiamo litigando per niente, perché? Perché questa è una stima. E la vostra non è tanto migliore della mia, non vi pare? Perché aver deciso di misurare la distanza dalla sinistra è comunque una stima, perché tutte queste particelle che hanno distanze in verità diverse, voi state dicendo che hanno una distanza quella là. Dovete ammettere che aver assegnato il valore a sinistra, a destra, è una sovrastima. Alcune delle particelle qui hanno distanze, tutte hanno distanze inferiori a quella. Questa qua è una sottostima, no? Ma è inutile litigare, sono stime! Cosa facciamo adesso? Non è la pretesa di essere la risposta, è una stima. Adesso per andare avanti dobbiamo capire cos'è questo. Cos'è quello? Quello è la massa della J-esima striscia, cioè è la massa di questo. Quanta massa ha? Cioè, se voi ritagliaste questo e la mettete su un carrello con le magnete repulsive e che deve respingere un carrello con la massa standard, che massa ha quella striscia? Chi è MJ? Allora, MJ è lambda per B per delta XJ. Perché? Perché la piastra è omogenea e quindi è caratterizzato dalla densità di massa superficiale o di area. E quindi per sapere la massa della J-esima striscia cosa devo fare? Devo prendere lambda e moltiplicarla per l'area della striscia. Questa è l'area della striscia. La striscia è alta B ed è larga delta J, delta XJ. Quindi questo pezzo qua so cos'è. Quindi ho sommatoria sulle strisce J uguale da 1 a N, la lambda, la B, la delta XJ, e poi per la distanza comune,
E questa distanza, piuttosto di chiamarla d, visto che questa è chiamata x, delta x, e questa è chiamata x, chiamiamo la distanza con la lettera x con un pedice. Quella distanza la indico con xj, va bene? Indico la distanza della striscia non più con d, ma con x, col pedice j. Xj è la distanza, per me, della iesima, della j-esima striscia. Voilà. Ovviamente la distanza al quadrato, ok? Quindi sto usando questa notazione qua. Sto cambiando notazione, perdonatemi se lo faccio, però sono obbligato a farlo, capirete tra un attimo. Eccolo qua. Allora, questa è una somma, è una stima questa, non è la risposta vera, è una stima. È una somma di tanti pezzi e questi addendi cosa hanno in comune? Hanno lambda e b. Tutte le strisce sono alte b e tutte le strisce sono fatte del materiale di cui è fatta la piastra, quindi condividono lambda. Quindi, proprietà distributiva, posso portare questi due numeri fuori dalla sommatoria e quindi ho lambda b, che è comune a tutte le strisce, somma della, scrivo così, tanto j va da 1 al numero di strisce, e scrivo così, xj al quadrato per delta xj, scrivo così. Ok? E più svegli di voi hanno già capito cosa succederà. Questa è una stima. Se io implico 1, 2, 3, 4, 5 strisce, ognuno allarga un tot, quella è la mia stima. Voglio una stima migliore, cosa faccio? Aumento il numero di strisce, ma faccio in modo che ogni striscia rimanga, sia piccolo però, eh? Perché? Perché diminuire la striscia, la larghezza della striscia è una buona idea? Perché se questa è l'asse, questa è la porta, e questa è la j-esima striscia, se la striscia è molto sottile, se questa è la j-esima striscia, quindi delta j, delta xj è piccolo, allora litigare sulla differenza di questa distanza da questa distanza è un po'... può essere importante o non importante. Nel limite che delta x tende a 0 è importante la differenza? Percentualmente diventa sempre meno importante, non mi pare? Quindi la nostra, io posso fare una stima sempre migliore facendo così, dividendo in tante strisce, tante, 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 tante. Ora mi sono stufato. Magari ho fatto 99 strisce qui, sottili, e una, quindi ho fatto 100 strisce, ma una mi sono proprio stufato e l'ho fatto grosso. Perché a furia di continuare con questo ritmo avrei avuto 300 strisce. E mi sono stufato, no? Faccio 99 piccole e poi una cicciona. Ma ecco che la stima misurata, se io guardo questa striscia, che è l'ultima, per esempio n uguale a 100, e che è larga, allora le stime saranno molto diverse a seconda di chi sceglie la distanza della centesima striscia misurata dall'estremo a sinistro o dall'estremo a destra. Saremo ovviamente in disaccordo sul valore numerico. Perché? Perché la distanza tra essere a sinistra e a destra su quella striscia è grande. Ma se insisto a dividere in strisce sempre più piccole, sempre più piccole, sempre più piccole, è chiaro che le nostre differenze, che pur ci sono, tendono a diminuire. Non ha senso litigare sulle diverse stime se basta fare un numero maggiore di strisce e farle sempre tutte, tutte, tutte sottili. Non devo averne neanche una cicciona. Se condividiamo 100 strisce, se condividiamo 100 strisce e condividiamo anche le loro larghezze, le nostre stime saranno diverse, ma saranno percentualmente molto vicine rispetto a quando le strisce erano poco e larghe. Siete d'accordo? E cosa succede? Nel limite che il numero di strisce tende a essere un numero arbitrariamente grande e la larghezza delle strisce, della più grande, perché non è detto che siano tutte uguali, della più grande, chiamiamola, non so, la max, la più grande, tende a zero, cioè non c'è nessuna striscia che rimane grossa,
ma tendono tutte a essere arbitrariamente piccole e arbitrariamente numerose, tutte le nostre stime convergono verso un unico numero. E qual è quel numero? Allora, l'idea, io lo scrivo, dovresti sapere questa cosa. Quindi la risposta, il momento d'inerzia della porta, è lambda per B, nel limite che n tende all'infinito e che delta x tende a 0, che questi delta x tendono a 0, il simbolo di sommatoria si sostituisce col simbolo di integrale, questo diventa l'integrando, non scrivete più il pedice, no? Questo diventa, se volete, il differenziale della variabile su cui state integrando. E ovviamente state facendo un integrale con degli estremi, perché andate da quando la distanza è 0, cioè state andando da qua e state integrando fino a qui, che è la distanza a, quindi gli estremi di questo integrale vanno da 0 ad a. Quindi quello è il concetto di integrale che dovreste riconoscere, dovreste sapere. Notate cosa ho fatto? Ho prima scritto una stima, poi ho scritto la stima in modo che mi ricorderà un integrale, e a quel punto è solo questione di riconoscere cos'è l'integrando, scrivere gli estremi e fare il conto. Questa sommatoria qui deve suggerire a voi questo integrale qui. La sommatoria diventa un simbolo integrale, l'integrando è x quadro e i delta x diventano dx. A questo punto, questo integrale, che sa anche lo studente più o meno preparato, si presume, quindi ho lambda per b. Cos'è questo? Allora, dovreste sapere che l'integrale indefinito di questo è uguale a x cubo diviso 3 più costante. Quindi, siccome questo è l'integrale definito, allora l'integrale definito è l'integrale indefinito valutato tra b e 0, no? La differenza tra l'integrale indefinito valutato in a meno l'integrale indefinito valutato in 0. Ma siccome l'integrale in 0 varrà 0 e in a cosa varrà? A cubo diviso 3, quindi questo è a cubo diviso 3. Ma a questo punto si ricorda cos'è lambda? Dove l'ho scritto? Eccolo qua. Lambda è uguale ad m diviso ab, perché la piastra è omogenea. Quindi questo è uguale ad m diviso ab, che è lambda, per b a cubo diviso 3, ho questa b che va via con questo b, ho questo a che si mangia di questo che diventa un 2, e quindi ecco la mia risposta, è 1 terzo m a quadrato. Signorina, dov'è? Eccola là. Quale porta ha un momento di inerzia più grande? Questo ha un momento di inerzia di m a quadrato, questo ha un momento di inerzia di 1 terzo m a quadrato. Quindi applicando lo stesso momento torcente, questa porta ha un'accelerazione angolare che è triplo di quello. D'accordo? C'è qualcuno che non lo capisce? Altro esercizio. Una ruota. Propongo due ruote. Questa è una ruota. E immaginate che sia una ruota omogenea. Di nuovo, cosa voglio dire? Che ho preso una piastra omogenea e con la sega mi sono tagliato fuori un disco. Eccolo qua, ecco il mio disco. Sto dicendo che lo spessore del disco è trascurabile rispetto all'area del disco.
e quindi, se volete, è una piastra di forma circolare, d'accordo? Di spessore trascurabile, possiamo dire infinitamente sottile? Non so se si dice infinitamente sottile. Eccola qua, la materia è sparpagliata in maniera uniforme perché è una ruota omogenea. Voglio pensare a un asse di simmetria di questa ruota. Penso a questa. Questa ruota ha diverse asse di simmetria. Questo è un asse di simmetria, questo è un altro asse di simmetria. Questa è l'asse di simmetria che mi interessa. Quindi è l'asse che è perpendicolare al piano della ruota e passa per il centro. Ok? Quindi la ruota potrebbe rotolare, ruotare attorno a quest'asse. La ruota ha un certo raggio e una certa massa m. Qual è la massa? La massa è uguale a lambda per l'area della ruota, quindi è pi greco r quadro, o se volete lambda è uguale alla massa diviso pi greco r quadro, ok? Per la massa della ruota. Adesso pensate a un'altra ruota. Se volete della stessa dimensione, stesso raggio, ma è una ruota come quella delle biciclette, dove tutta la massa, questo gesso è troppo piccolo, tutta la massa è sull'estremo. Ovviamente nelle ruote di bicicletta o di moto vera ci sono i raggi, che danno rigidità. Ma i raggi hanno una massa trascurabile, sto dicendo che la maggior parte della massa, la percentuale più alta della massa, quasi tutta la massa, è alla distanza r dall'asse. Hanno la stessa distanza, lo stesso raggio, e supponete che abbiano anche la stessa massa. Quindi sono probabilmente dei materiali diversi, no? Qua vi serve meno materiale per avere la stessa massa, quindi questo potrebbe essere, non so, piombo e questo è alluminio. Ho più materiale qua. D'accordo? Hanno la stessa massa e la stessa. Adesso, prendete un punto qui e applicate una forza. In giallo. E prendete un punto di ripetaio e applicate una forza uguale. Mannaggia a me, il mio compasso non è così lungo. Quindi questi punti qua sono di rimpettai, punto di applicazione delle forze sono diametralmente, sono di rimpettai, dall'altra parte del... Quindi se volete questi punti già sono su un diametro, ok? Su un diametro. Chiaro? Adesso io vi chiedo, e le forze sono uguali, cioè questa è il modulo uguale a questa, quando avete due forze di modulo uguale, parallele, anzi antiparallele, ma di modulo uguale, ma spostate, come lo sono queste, vedete? Questa forza è antiparallela a questa, hanno lo stesso modulo e sono spostate. Spostate di quanto? In questo caso il diametro del cerchio. Questo si chiama una coppia di forze. Adesso io ogni anno il mio italiano, ho sempre un forte dubbio, come si scrive coppia di forze? Perché è una coppia di scarpe con due P. Siccome queste sono due forze, credo che si dica con le due P. Ho ragione? Perché mi hai dato fotocopie con una P. Allora io mi confondo, allora cerco di ricordarmi un trucco. Allora se sono due le cose, allora con due P. Siccome sono due forze, con due P. È giusto? Voi di chi mi intendete di copie dei motori, delle automobili, eccetera, con due P? Ho ragione? Ok. Perché io... essendo americano, intanto, e vivo anche nel Veneto, non sento le doppie, e poi, appunto, in lingua inglese è raro che ci siano queste, quindi io non so, devo, o lo so, o non posso fidarmi, si dice coppia o copia. Non mi posso fidare, allora devo inventarmi qualcos'altro. Mi sono inventato questo delle due. Se io vi dico, ok, prima domanda alla signorina, dove si nasconde? Signorina. Olio. Se io esercito una coppia di forze su questa ruota qua,
Cosa fa il centro di massa? Signore. Cosa fa il centro di massa? Tacchio. Cosa fa il centro di massa? Il centro di massa non accelera. Quindi se il centro di massa è inizialmente fermo, appena applico la coppia di forza, il centro di massa non si muove. Perché? Cosa dice il teorema, no, del moto del centro di massa? Il moto del centro di massa è che la massa del sistema, massa della ruota, per l'accelerazione del centro di massa è uguale alla forza esterna. E la forza esterna, voi dovete pensare al centro di massa e dovete prendere questa freccia. Certo, questa è applicata qua e questa è applicata qua, sono applicati in punti diversi, ma questo qui è la somma vettoriale di questo e questo. Quindi questo lo pensate qui, questo lo pensate qui, sono uguali, quindi la forza netta sul centro di massa è zero e il centro di massa non accelera, ok? Ma potete intuire che il moto attorno al centro di massa sarà interessante invece. Infatti se voi prendete l'origine qui, se prendete l'origine, mettetelo qui e vi chiedo qual è la tau che sta agendo sulla ruota. La tau delle forze esterne è fatta dalla somma di due tau, del momento torcente di questa forza che è applicata in questo punto più il momento torcente di questa forza applicata in questo punto. Quindi di questa forza, questo è il vettore posizione e quindi R F tau esce, quindi il momento torcente di questo rispetto a questo punto esce dalla lavagna. E il momento torcente di questa forza? Allora, questo è il vettore posizione, R, F, esce anche lui, R, F, tau esce. Quindi questa ha un momento torcente rispetto a questo punto che esce, questo ha un momento torcente rispetto al punto che esce. Quindi il momento torcente su questa ruota è uscente dalla lavagna. Ovviamente è la stessa cosa qua, no? Anzi, qua ho messo stupidamente le frecce in direzione opposte. Quale sarebbe la tau in questo caso? Il centro di massa in questa ruota non accelera, ma in questo caso il momento torcente entra nella lavagna, ma non è quello il punto è che avete un momento torcente. Queste ruote, formula, accelereranno angolarmente. Appena mollo la presa e lascio agire le forze, queste accelereranno angolarmente, cominceranno a ruotare. Quale delle due ruote, ammesso e non concesso, anzi mi pento di aver fatto queste frecce in direzione opposte, perché non era quello il punto è, voglio che sia esattamente lo stesso tau, quindi se questo è F0, e questo è F0, e questo è F0, e questo è F0, e hanno lo stesso raggio queste ruote, quanto è tau? Qual è il modulo di tau? Abbiamo capito che esce dalla lavagna. Esce dalla lavagna, ma quanto vale tau? Coraggio. Quindi tau è lo stesso tau per entrambi. Esce dalla lavagna, quindi se questo è l'asse X e questo è l'asse Y, l'asse Z esce dalla lavagna, escono dalla lavagna. Qual è il modulo? Cioè, quanto è tau? Coraggio. Allora il tau di questo è R per F0. Quindi il tau, questa la chiamiamo la forza destra e questa la forza sinistra. Tau è uguale al tau complessivo che agisce sulla ruota, il tau delle forze esterne. Il tau che nasce dalle forze esterne, quanto è? Allora è il tau di questo e quanto è questo? È R, F0, U di X, U di Z. R, F0, U di Z, esce dalla lavagna. E questo quanto è? R è il raggio, eh? È R F0 U di Z, quindi questo è uguale a 2R F0 U di Z. Ma 2R cos'è? È il diametro del cerchio. Quindi in un certo senso quanto distano questi punti di applicazione? Distano 2R. Quindi questo è, se volete, la distanza diametro, se volete, diciamo D maiuscolo, va? D maiuscolo F0 U di Z, ok? Quindi il momento di una coppia di forze ha una direzione che viene data dalla mano destra. Voi guardate le due frecce, se questa è una freccia gialla, ammesso che non lo è,
E questa è un'altra freccia gialla, no? Dello stesso modulo. Qual è la direzione della coppia di forze? Cioè del momento torcente di uno più il momento torcente dell'altro. Esce! Vedete che te ha una tendenza a girare? La ruota come girerebbe? Girerà così. Esce. E quanto è il modulo del momento torcente? È il modulo della forza per la distanza tra la linea d'azione di una forza e la linea d'azione dell'altra. In questo caso la linea d'azione di questa forza è per di qua, la linea d'azione di questa, e distano proprio il diametro, come vedete, il 2R. Questo è un risultato generale, poi meccanici. La direzione di una coppia è data dalla mano destra. Dovete guardare le due frecce e chiedervi, ma se fossero applicati gli estremi di una ruota, che senso girerebbe la ruota? In questo caso girerebbe così, quindi esce. E qual è il modulo? È il modulo di questo per la distanza tra le linee d'azione. Ricordatevi questo risultato. Quindi, come vedete, sia di qua che di qua, le due ruote, c'è lo stesso momento torcente. Lo stesso momento torcente, che è 2RF0. Quindi condividono tau. Quindi condividono tau. Ma faranno la stessa cosa angolarmente? L'accelerazione angolare è uguale al tau diviso i. In questo esercizio tau è 2RF0 diviso la i. Quindi le due ruote hanno la stessa accelerazione angolare o hanno accelerazione angolare diversa? Se hanno lo stesso i, avranno la stessa accelerazione, ma se hanno i diversi, l'accelerazione sarà diversa. Quella che ha la i più piccola accelererà di più, quella che ha la i più grande accelererà di meno. Signorina, secondo lei, quale di queste due ruote ha un momento di inerzia più piccolo rispetto all'asse passante per il centro perpendicolare alla lavagna? Se siete stati attenti al gioco, all'introduzione della porta di prima, dovreste essere in grado già di rispondermi chi avrà un'accelerazione angolare maggiore. Quale delle due ruote la massa, la materia è alla massima distanza? Questa ha materia a distanze anche intermedie, quindi questa qua ha un momento di inerzia più piccolo di quello, perché tutte le particelle qui stanno alla massima distanza. Infatti, se io vi chiedo qual è il momento di inerzia di questa ruota rispetto a quest'asse qua, voi cosa fate? Dite, il momento di inerzia è la somma di m con i di con i quadro. Ma siccome ogni particella che qua ha la stessa distanza r di qualsiasi altro, condividono questo, quindi ho sommatoria di per la distanza comune. La distanza comune esce dalla sommatoria e avete questo, e questo è uguale alla massa totale della ruota per il raggio al quadrato. Ma è evidente che in questa ruota non tutte le distanze sono uguali, e addirittura con la ruota a sinistra è così. Quindi la ruota a sinistra ha un momento di inerzia più piccolo. Questa ruota è più difficile da far accelerare angolarmente. Questa è più facile da far accelerare angolarmente. Quindi rimane di calcolare questo, perché questo l'abbiamo calcolato, una puttanata, mr quadro. Cosa sarà qua? Abbiamo tempo per calcolarlo o lo lascio a voi, ci vediamo all'orale? Quarto d'ora. Almeno l'ho imposto, no? Poi lo facciamo assieme al prossimo settimana. È d'accordo con me, signorina? C'è qualcuno che non ha capito? Allora, lo studente ideale
dirà, sì, è vero, il professore lo, faccio, lo farà martedì, ma io cerco di farlo da solo, voglio vedere se quello che faccio è giusto quando martedì riprenderà la lezione. Quanti di voi faranno questo? Siete in parecchi, quanti siamo qua? Direi un centinaio di persone abbondanti. Qual è la percentuale? 1 su 100? 10%? 50%? 1 per 1000? Ah, una curiosità, quanti di voi hanno fatto queste nelle scuole inferiori, cioè scuole CEO, istituto tecnico? C'è qualcuno che l'ha fatto? Alzi bene la mano. Alzi bene, quindi vedo 1, 2, 3, 4. Che scuola avete fatto? Tecnico. Perché i geometri per esempio fanno ste robe. Istituti tecnici, cioè, forse ogni tanto c'è qualche liceo scientifico che magari un professore bravo riesce a farlo. Questa è la nostra ruota. È omogenea. È una ruota omogenea. Allora, io voglio calcolare il momento di inerzia rispetto a quest'asse qui. Deve essere chiaro che l'asse è questo. Allora, io dividerò nella mia testa questo corpo omogeneo in strisce. Se faccio così, è una divisione intelligente? No, perché se questo è l'asse, questa particella a distanza diversa non va bene. Io voglio dividerlo in strisce, ma non strisce dritte. Mi conviene, la strategia è di pensare a quei punti che hanno la stessa distanza dell'asse, perché nella mia sommatoria li associo, e quindi penso piuttosto a, sono chiamate corone circolari, prova a disegnarne uno. Magari ti disegno tante. Non è detto che abbiano tutti lo stesso spessore, come le strisce di prima non avevano tutti lo stesso delta x. Intanto è disco omogeneo, quindi lambda abbiamo detto che è m diviso l'area. Ok? Quindi io faccio una stima del momento di inerzia e la stima la faccio così. Faccio una somma su queste corone circolari. Quindi il mio problema è scrivere il momento di inerzia di una di queste corone circolari. Silenzio! Quindi questa è la corona che magari ho preso di mira, questa qua. Ok? Che schifo. Va bene? Questa è la corona circolare. Questa è la corona jesima. Quindi qual è il momento di inerzia della corona jesima? Allora cosa faccio? Ovviamente faccio la somma su tutte le particelle che appartengono a questa striscia, jesima striscia, e faccio le masse delle particelle per la distanza della particella dall'asse. E questo è esteso all'indice I delle particelle che appartengono a quella striscia. Poi faccio la stima. La stima consiste nel dire che tutte queste particelle hanno la stessa distanza. Perché analogamente alla ruota di prima, avendo la stessa distanza, cosa faccio? Porto la distanza al quadrato in comune a tutti gli addendi fuori dalla sommatoria e mi rimane la somma delle masse e quindi quella è la massa della jesima striscia. Quindi io la mia strategia è di scrivere il contributo del momento di inerzia della jesima striscia come la massa della jesima striscia per la distanza della jesima striscia dall'asse. Ma qual è la distanza? Prendo una decisione arbitraria. La distanza per me in questo momento, che so, può essere una sovrastima. Prendo, intanto in questo esempio, prendo la distanza della jesima striscia, come il raggio del, come si direbbe in italiano, aiutatemi, capite il disegno, no? Cioè questa corona circolare ha un raggio interno e un raggio esterno,
prendo la distanza della geesima corona circolare come il raggio esterno. Qualcuno potrebbe dire, ma professore, lei sta sovrastimando perché molte delle particelle sono a una distanza più interna. E qualcuno, perché non prendiamo la distanza del raggio interno? E uno direbbe, ma perché stai sovrastimando, sottostimando in quel caso? Ma perché litigare, no? Facciamo delle stime e poi cerchiamo di capire come possiamo migliorare la stima. Quindi, è evidente che questo qui cos'è? Quella è la massa della geesima striscia. E qual è la massima massa della geesima striscia? Qua dobbiamo pensare. La massa della geesima striscia è uguale a lambda per l'area della geesima striscia. E qual è l'area della geesima striscia? Ed è qui che ci molliamo, però fatemi fare qualche battuta, le riprendiamo martedì in conto, ma alcuni di voi potrebbero aver voglia di già pensarci. Una strategia potrebbe dire, se questa è la corona circolare, l'area, quindi fatemi fare così, la massa della geesima striscia è lambda per l'area della geesima striscia, quindi scrivo così, area della geesima, quindi per il momento noi facciamo così, questo è uguale alla somma sulle strisce che va da 1 al numero di strisce, il numero di corone circolari, la massa della corona circolare che è, la scrivo esplicitamente, lambda per l'area della geesima striscia, e questo è per la distanza al quadrato della geesima striscia. Ma voglio cambiare notazione, come ho fatto prima, invece di scrivere distanza, voglio scrivere che so, invece di scrivere la distanza geesima striscia, scrivo che so R. Quindi questa qua la chiamo così, ok? Ok? Quindi tutta la difficoltà dell'esercizio è capire cos'è l'area. E l'area di una corona circolare potreste fare come l'area del raggio, del cerchio di raggio interno, fate l'area del raggio del cerchio di raggio esterno meno l'area del raggio del cerchio di raggio interno. Quello vi dà l'area della corona. Questo è l'indizio. Ok? Quindi la stima è qua, perché questa è la distanza comune di tutti questi punti, e ci riprendiamo martedì. Verrà fuori, così vi do il risultato, che il momento di inerzia della ruota piena l'abbiamo della ruota vuota è mr quadro. Il momento di inerzia rispetto all'asse passata per il centro della ruota piena verrà fuori che è un mezzo mr quadro. Quindi questo qua ha un momento di inerzia che è esattamente metà di questo. Quindi se applicate la stessa coppia di forza, lo stesso momento torcente, questa ruota avrà un'accelerazione angolare che è doppia di quella. Ci vediamo martedì.